Quindi come lo vorremmo riqualificarlo? L'idea è quella di creare delle strutture per i cittadini, per la popolazione, eccetera, quindi fare una piazza, fare delle attività commerciali e qualcosa che risponda anche alle esigenze, diciamo così, sia dell'utenza che dei dipendenti, del personale. E io ho in mente un bel asilo nido. Per cui questo è un po' la nostra idea. Un'opera di riqualificazione che passi dal potenziamento dei servizi per gli utenti, per i dipendenti, ma anche per gli abitanti del quartiere. A Pavia prosegue il dialogo sul progetto dell'area di Via Campeggi, la strada che porta verso il parcheggio del San Matteo. Il direttore generale del Policlinico, Nunzio Del Sorbo, durante la puntata di Ora Locale, che andrà in onda lunedì 19 giugno, ha confermato a Telepavia che il CDA sta lavorando con Regione, Provincia e Comune per rilanciare l'intera zona, spesso al centro delle polemiche per motivi di viabilità e scarsa sicurezza. L'idea è di realizzare una piazza con negozi e uffici a pochi passi dall'ingresso del DEA e di costruire un parcheggio multipiano da 3.500 posti, che dovrebbe risolvere il problema della cronica mancanza di posti auto per gli utenti del San Matteo. Un progetto ambizioso che dovrà ottenere l'approvazione del comune, con il quale, ha sottolineato il DG, c'è un dialogo costante e la ciliegina sulla torta sarebbe la realizzazione di un asilo nido per i figli dei dipendenti dell'ospedale, un modo per fidelizzarli, spiega Del Sorbo, e aiutarli a svolgere il loro lavoro in tranquillità. E in questo modo magari l'infermiera, appunto, che viene lì tranquillo e quindi ha ancora più voglia di venire a lavoro, lascia lì il figlio, il bambino, sistemato, certo. in una situazione anche, speriamo, ovviamente di gran livello, e nei momenti di pausa, certo, scende, va a vedere il bambino cosa fa.